sempre più vicini, sin quasi a sfiorarsi. Due pianeti che danzando nel cielo sorgono all'orizzonte in queste serate, subito dopo il tramonto, e che risplendono davanti a noi in un abbraccio romantico, in cui i due amanti sono ad una distanza l'uno dall'altra inferiore al diametro della Luna. Obiettivi puntati e occhi attenti, pronti per rubare la stretta tra Venere e Giove, i due mondi brillanti che si stanno avvicinando tra loro giorno dopo giorno sempre più, fino a raggiungere l'apice e a toccarsi la sera dell'ultimo giorno del mese, quando saranno a 22 primi d'arco l'uno dall'altra. Una collisione apparente attesa ogni anno, ma che nel 2015 sarà più affascinante che mai. I due oggetti più luminosi sopra le nostre teste dopo il Sole e la Luna saranno così vicini da apparire come due amanti in piena regola, come un corpo solo, o per descriverli con una metafora astronomica, come una coppia di stelle binarie. Per ammirare lo spettacolo del bacio tra i due amanti, stanotte non serviranno telescopi e binocoli. Pur se nello spazio distano tra loro centinaia di milioni di chilometri, li osserveremo facilmente ad occhio nudo e ci appariranno così vicini perché dal punto di vista della Terra si trovano in una regione dove le loro orbite si intrecciano sulla volta celeste. È una congiunzione spettacolare per cui varrà la pena restare con il naso all'insù a partire dalle 22 di stasera. Thank you.